buongiorno a tutti da Cibus, 22esima edizione del Salone dell'Agroalimentare qui all'Ente Fiere di Parma Baganzola. Sono oltre 60.000 le persone che stanno transitando da questi padiglioni su 120.000 metri quadrati, 8 padiglioni che accolgono il meglio del food nazionale ed internazionale, con stand, assaggi e soprattutto tanti importanti convegni che vengono proposti e realizzati per vedere qual è il punto dell'alimentazione mondiale. Se ne parla soprattutto in un territorio come quello di Parma, che è la capitale della Food Valley, ed è anche il motivo per cui stadiotardini.it e Coach 6100 oggi sono presenti per documentare un appuntamento importante per la nostra territorialità che si apre verso il mondo, aprendo appunto il discorso sul discorso dell'agroalimentare e dell'alimentazione. Sono presenti e accreditati oltre 1000 buyer e sono presenti appunto tante persone che vengono a visitare gli stand. Per dire la verità, forse rispetto agli anni passati c'è meno afflusso del pubblico normale, dei cittadini, forse un po' spaventati dall'alto prezzo del biglietto, che è di 80 euro. È un pubblico soprattutto specializzato quello presente, ma lo stesso importante, perché richiama sul territorio di Parma veramente tante persone.